40 scatti dietro i quali si celano altrettante storie per ricordare gli anni della dolce vita romana, gli anni ruggenti di Rino Barillari, il king dei paparazzi. MacArthur Glenn promuove a Castel Romano Designer Outlet, alle porte di Roma Sud, la mostra fotografica Rino Barillari 40 scatti della mia dolce vita, fino al 31 agosto. Era l'epoca dei tubini, tempi glamour, della Hollywood sul Tevere di Audrey Hepburn, Grace Kelly e di dive del cinema come Sofia Loren, Monica Vitti e Anna Magnani. In quegli anni Barillari ha saputo cogliere l'essenza della dolce vita, scatti rubati forse, ma intramontabili, foto in bianco e nero che immortalano la magia di star americane come Frank Sinatra, dive nostrane, protagonisti del varietà come Raffaella Carrà, il maestro Barillari. Le cose belle devono vederle tutte. Beh, se io ho questo materiale e lo tengo a casa chiuso, fallimento. È importante che la gente che viene qua guarda, osserva e commenta. E può passare un pomeriggio o una giornata dicendo oh my god. Ogni foto c'è una storia. Lei deve calcolare che c'ho in tutti in archivio oltre 3 milioni di negativi, più cartaceo è recuperato perché il negativo non c'è più, negativi che purtroppo sono stati messi male, rovinati, insomma non me l'aspettavo arrivare a quest'età e cercare questo materiale. C'è emozione perché è facile vedere una foto così, ecco, lei vede Mina con Bernardini, lei non sa che quella serata è stata tragica, alla bussola assieme con Charles Aznavour, assieme a Malia Rodriguez, dopo al ritorno io assieme a un mio amico cantante Robby Ferrante abbiamo avuto un incidente, lui è morto, io mi sono salvato e questo è il lavoro. In 60 anni di professione, 163 volte all'ospedale, 78 macchine fotografiche fracassate, accoltellato, sparato, insomma questa è la mia professione, perché chi rischia ha le belle foto, chi non rischia dice ah sì è vero, sì me l'hanno detto, è un contaverle, è differente. MacArthur Glenn ha scelto di ospitare quelle meravigliose icone a Castel Romano, come spiega Enrico Biancato, Center Manager di Castel Romano Designer Outlet. Vogliamo rendere omaggio e festeggiare i 60 anni della dolce vita con 40 scatti iconici di questo periodo che ha fatto sognare non solo l'Italia ma il mondo intero, per riallacciare lo spirito di quegli anni alla moda e al fashion che ancora oggi ispirano gli stilisti. Ad accompagnare le immagini, testi di Antonella Piperno, giornalista e scrittrice, che racconta aneddoti e curiosità. Ho scoperto di queste risse in cui è stato coinvolto Rino, per esempio quella in via Veneto, c'è una foto bellissima che ritrae Frank Sinatra alla fine di una rissa sedata dal commissariato di Castro Pretorio perché non voleva quella foto, allora in pieno via Veneto erano da Donei, se non sbaglio, c'è stata questa rissa pazzesca, insomma è stato come immergersi in un grande film. Madrina dell'evento, Sandra Milo. Rino Barillari ha raccontato gran parte della vita romana, della vita culturale, politica, sociale, dello spettacolo poi soprattutto. Ed è bellissimo, ed è bellissima l'idea di avere riproposto questa mostra anche per incoraggiare i nuovi, quelli che hanno in mano un po' il destino della città per fare delle cose straordinarie come Roma ha sempre fatto, che è una città di grande energia, di grande inventiva, di grande fantasia, un po' una luce, un esempio nel mondo.